Marco Scajola, assessore regionale all'urbanistica, è uno dei protagonisti della politica regionale in questo momento, visto che ha lanciato il piano casa, che è il primo grande tema affrontato dal governo nuovo, il governo regionale guidato da Giovanni Toti. In sintesi, come lo possiamo definire questo piano casa? Piano casa è uno strumento che innanzitutto c'è già in vigore perché scadrà il 31-12-2015, quindi già la precedente amministrazione Burlando aveva introdotto e aveva portato avanti il piano casa. Noi l'abbiamo migliorato, potenziato, reso più semplice, più chiaro e più accessibile a tutti i cittadini, mentre invece l'attuale ancora in corso è complicato, articolato e diventa uno strumento solo ad uso di pochi cittadini. Noi l'abbiamo reso permanente, non più prorogabile di 6 mesi, un anno, in base a quelli che sono i mal di pancia della politica, quindi uno strumento che i cittadini potranno sapere che essendo permanente possono anche risparmiare, possono mettere i soldi da parte, possono fare la loro programmazione nel tempo. Vale per i cittadini, vale per i comuni, vale per i professionisti che devono seguire il piano casa. Il piano casa ha dato lavoro al territorio. Il piano casa, poi sia chiaro, non è nuova cementificazione, come qualcuno, pochi, grazie, sta dicendo. Il piano casa si tratta di riqualificare l'esistente, di recuperare l'esistente, di migliorare ciò che esiste, potendo fare anche degli ampliamenti sicuramente, ma nasce per riqualificare le case di chi ci abita, ovviamente, che magari le vuole migliorare e potenziare. Tra le tante polemiche che sono nate intorno a questo piano casa, c'è anche quella della possibilità di aumentare il volume di edifici nei 10 parchi della Liguria. Questo è un tema che forse è tra i più caldi, perché ha scatenato la reazione delle associazioni ambientaliste, del WWF, oltre alle opposizioni politiche. Quanto c'è di reale nella possibilità appunto di allargare questa volumetria nei parchi liguri? Ma intanto vorrei dire una cosa, che già nell'attuale piano casa di Burlando, della Paita, c'era la possibilità di intervenire sui parchi, quindi non capisco perché adesso queste persone criticano ora, ma nel 2011, quando fu fatto il piano casa, non hanno fatto sentire la loro voce, quindi se non erano d'accordo adesso, però lo erano alcuni anni fa. Nei parchi si potrà intervenire, perché proprio perché i parchi sono preziosi, noi vogliamo che si possa riqualificare ciò che esiste nei parchi e noi rispetto al piano casa esistente lo abbiamo tutelato di più il parco perché abbiamo inserito una norma che dice che l'autorità del parco sarà quella che avrà l'ultima parola per decidere sugli interventi urbanistici. Ristrutturazione all'interno dei parchi, però non significa anche magari creare delle strade carrozzabili per poter portare i cantieri in zone dove magari attualmente non si arriva, oppure Allora, magari collegare delle utenze significa creare degli scavi, insomma potrebbe creare problemi di questo tipo. innanzitutto perché non è che si costruiscono grattacieli col piano casa, si fanno degli ampliamenti e si fanno delle riqualificazioni di ciò che esiste. Sarà l'autorità locale a valutare l'opportunità di farlo, dove si potrà fare, dove ci saranno già delle strade esistenti, dove ci saranno già dei collegamenti e delle utenze esistenti, dove non ci saranno in posti particolarmente protetti, ciò non arriverà. Non dimentichiamo che comunque i parchi sono già loro tutelati da normative nazionali, paesaggistiche, sia regionali che nazionali, quindi comunque sono tutelati. Noi permettiamo a chi amministra i parchi, ai sindaci dei comuni nei parchi, ai cittadini che vivono nei parchi, che se hanno magari una casa in disuso, un immobile fatiscente che può essere abbattuto e riqualificato proprio interamente, di avere uno strumento, una norma urbanistica moderna, funzionante, che possa portare dei vantaggi. In altre 7 regioni d'Italia, tra cui per esempio la Val d'Aosta, che è una terra sicuramente dove il verde è al centro del tema, si può intervenire nei parchi, quindi di che cosa stiamo parlando? In una battuta, state portando avanti per la Liguria con un lavoro molto certosino, appunto una promozione per spiegare ai Liguri che cos'è il piano casa, a chi sono indirizzate questi incontri tematici? Proprio perché crediamo nella bontà di quello che stiamo facendo, proprio perché l'amministrazione Toti nasce per il cambiamento e per stare in mezzo alla gente, non solo in campagna elettorale, noi andiamo nei territori, abbiamo iniziato questo piano casa tour, come simpaticamente lo chiamiamo, che ci porta da Ventimiglia a Sarzana e sono incontri istituzionali,
tutti possono partecipare, qualsiasi cittadino, noi invitiamo tutti, ci confrontiamo con le persone e dal territorio noi abbiamo anche già avuto suggerimenti migliorativi perché il disegno di legge sia migliore. Disegno di legge che verrà approvato dal Consiglio regionale il 15 dicembre, giusto? Assolutamente, l'ufficio di presidenza ha già convocato il Consiglio regionale, quindi il 15 dicembre il piano casa sarà in consiglio. Grazie a Marco Scaiola, assessore all'urbanistica della Regione Liguria, per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.